che è una disposizione che praticamente costituisce un placet di apostasia per tutti i marani. Cioè, è molto interessante questo testo, perché dice: se anche si fossero serviti del nome cristiano, cioè avessero fatto finta di essere cristiani, questo non proverebbe il loro battesimo. Io mi sono molto interessato della vicenda di Ancona, perché voi sapete che l'unico auto da fé terribile in Italia è quello di l'uccisione dei 26 marani di Ancona. Ho trovato a Sant'Ufficio a Roma, purtroppo non ho trovato il processo, però ho trovato, come dire, i voti dei consultori che decidono poi la condanna a morte sui 25. Ed è interessante notare una cosa: purtroppo il presidente del tribunale, il futuro San Pio V, Ghislieri, non ha dubbi, per loro sono dei battezzanti e quindi vanno condannati a morte, tutte vanno. Ma i consultori domenicani, cioè tutta la serie di consultori domenicani, anche un ligure, dicono: come facciamo a condannare a morte delle persone se noi non abbiamo i certificati di battesimo che provengano dal Portogallo? Tutti sapevano la storia del 1497, naturalmente, ma ci volevano delle prove. Poi a Sant'Ufficio era certo un tribunale sanguinario, ma era un tribunale anche di una sua serietà. Allora si decideva anche in base a delle prove circostanziate. No, Venezia invece in questo senso gli ebrei li protegge sempre. In effetti, addirittura nel 600 gli ebrei che provengono da, diciamo, da diaspore diverse dicono: noi siamo ebrei veneziani, cioè, siamo ebrei veneti. Cioè l'identità non è più soltanto ashkenazita, sefardita, levantina, ma diventa un'identità veneta, perché la Repubblica rappresenta una forma di garanzia. Tant'è che quando ormai la Repubblica va in malora, alla fine del 700 i debiti travolgono Venezia, gli ebrei donano perfino gli argenti, donano gli argenti delle sinagoghe, donano candelabri d'argento, oggetti da Rimonim, oggetti d'arte di quale pur di aiutare la Serenissima. Quindi da questo punto di vista c'è un legame, vorrei dire, che non esiste, esiste a Roma in maniera diversa tra il realismo romano e il papato, c'è un legame molto diverso, ma dal punto di vista della storia dell'Italia dell'età moderna, Venezia è veramente lo stato in cui gli ebrei sono più liberi e più protetti. Grazie. Sono Ioannis Rassini, grazie per aver dedicato.